Siamo più distanti oggi. Per stare più vicini domani. Restiamo a casa. Ce la faremo. L'appello del Premier Conte da scrivere sui libri di storia per i posteri che sentiranno parlare della pandemia coronavirus è diventato una sorta di spot per il piccolo centro di Campo di Giove, dove vanno in scena gli anziani, i saggi del paese. L'effetto emergenza sui piccoli comuni è drammatico. La lotta contro il virus si va ad incastonare, in effetti, all'interno del famigerato spopolamento, la piaga sociale che mette in ginocchio le aree interne e che rischia di gettare carne sul fuoco sulla tanto invocata ripresa economica. Ma quello che conta ora è la tutela della salute personale e collettiva. Così il comune di Campo di Giove, dalla sua pagina Facebook, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione con un video che vede tutti gli anziani in prima linea per ricordare le misure da adottare in un momento delicatissimo dell'emergenza Covid. Se la parola chiave è ripartire, già si fanno le prime ipotesi per il lento e graduale ritorno alla normalità, stare a casa diventa sempre più difficile dopo 2 mesi di quarantena domiciliare e isolamento sociale. Mollare ora però significherebbe vanificare tutti gli sforzi. Da qui l'idea originale del comune di Campo di Giove, che ha chiesto ai parenti degli anziani del paese di girare un video. Siamo più distanti oggi, per stare più vicini domani. Stiamo a casa e ce la faremo. Vedete? Quante volte l'ha detto? Restiamo distanti oggi, per abbracciarci domani. Ce la faremo. Restiamo a casa. Stiamo distanti oggi, per stare più vicini domani. Noi ce la faremo. Stiamo a casa. Siamo più distanti oggi per stare più vicini domani. Restiamo a casa, ce la faremo. Stiamo più distanti oggi per stare più vicino domani. Restiamo a casa, ce la faremo. Più lontani oggi per stare bene domani, saremo a casa, ce la faremo. Bisogna stare a casa, che fa bene per tutti, se vogliamo campare 2 giorni di più, e ce la faremo. Stanti oggi per stare più vicino domani, restiamo a casa e ce la faremo. Ciao a tutti. Siamo più distanti oggi per riabbracciarci domani. Stiamo a casa e ce la faremo. Stiamo più distanti oggi per stare più vicini domani. Quando parlano i nostri nonni bisogna ascoltarli, loro hanno già fatto la storia.